benvenuto a questo nuovo bene. Oggi ti parlo di una cosa molto interessante, che è la scala minore definita armonica. Ti mostro la struttura. È una scala molto molto particolare perché è piena di dissonanza. È molto oscura come scala, è molto aggressiva, molto maschile, molto di punta, di penetrazione. Una scala molto molto aggressiva, infatti. Infatti quello che succede in questo tipo di scala, appunto, è che è molto 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 aggressiva, molto molto determinata, va in una direzione specifica. E infatti che cosa succede a questo tipo di scala? Scala usata proprio in modo aggressivo si usava all'epoca di Bach, Beethoven, e quella che usa anche Malmsteen nel rock, proprio la classica scala proprio minore armonica, molto arrabbeggiante e molto dissonante. In pratica allora il primo accordo è minore, tipo il Do minore, il secondo accordo è diminuito, Re diminuito minore, il terzo accordo è Re diesis aumentato, terzo aumentato, il quarto accordo è minore, fa minore appunto, il quinto accordo è maggiore, il sesto accordo è G diesis maggiore appunto, e il sesto bemolle maggiore, il settimo è diminuito, infatti è Si diminuito, ed è molto aggressiva come scala, una scala molto 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 aggressiva. Ti consiglio di provarla perché è veramente una scala molto molto particolare, molto particolare come scala, ha un suono veramente molto di terrore, molto di oscuro, quelli suoni proprio che senti ad esempio nei castelli di Dracula con l'organo, ecco, usano molto la scala minore armonica, la fuga di Bach, per dire. Infatti sono, è proprio un tipo di scala molto 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 molto, appunto, che mostra questo tipo di sonorità, molto, una scala molto molto aggressiva. Ed è molto molto interessante tutto questo, perché la scala appunto è super 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 aggressiva, ed è interessante quello che puoi riuscire a fare. Ha un suono molto, è proprio completamente un mondo diverso rispetto alla classi, al classico stile che puoi ottenere invece se usi la classica scala maggiore o questo tipo di scale. Con questo tipo di suoni proprio crei cose completamente nuove, completamente differenti. È molto interessante quello che puoi venire a creare. Ti consiglio appunto di provare a fare cose differenti proprio con questo tipo di sonorità che puoi avere a disposizione. Ti consiglio di provare e sentirei proprio la differenza di possibilità che proprio puoi riuscire a creare soltanto utilizzando proprio questo tipo di scala. Ciao, possiamo...